società che quest'anno ha due ricorrenze importanti, una 20 anni dalla Costituzione, dalla rinascita per meglio dire, 10 anni dalla trasformazione in Govan Italia. È una società che ha puntato molto sulla comunicazione, informazione, marketing, sviluppo, assistenza, logistica, quindi tutti i servizi che possono essere utili e imprescindibili ai nostri clienti che sono la distribuzione. Abbiamo anche costituito un catalogo molto importante, abbiamo recentemente proprio tra 2018 e 2019 inserito prodotti di assoluto interesse che possono essere usati oltre che nel convenzionale anche nel biologico, prodotti senza carenze, quindi assolutamente innovativi. Futuro è quello di continuare a perseguire questa strada. Il mondo della difesa sarà sempre più accentrato sull'ecosostenibilità e quindi ci sarà un'ulteriore evoluzione dei prodotti, sia di prodotti diciamo di origine organica, quindi naturale, eccetera. E l'altro è una riduzione dei prodotti chimici, anche come dosaggi, cercando di andarli a abbinare ad altri prodotti che ne esaltano l'efficacia della minor dose che verranno impiegati, questo per abbassare notevolmente il residuo dei prodotti o la possibilità di residuo di prodotti. Quindi diciamo che c'è un'evoluzione sicuramente orientata ad un abbassamento dell'impiego e dell'eventuale residuo che questi possono avere nelle derrate. Nuovo catalogo Govan 2019, come avete visto prima nella relazione fatta durante il convegno, ci sono diverse novità importanti, soprattutto nel comparto del catalogo BioRational, che si compone di alcuni prodotti che sono fiori all'occhiello, ecco, della nostra diciamo ricerca e sviluppo, o ancor meglio scouting e sviluppo, che sono Ibisco, il nuovo antioidico elicitore delle autodifese della pianta, recentemente ammesso anche in agricoltura biologica e registrato anche su Vite da Vino, un prodotto che non ha nessun residuo, né tempo di rientro, né diciamo intervallo di sicurezza. Poi abbiamo il Polyversum, altro prodotto ammesso in bio, a base di Pistium oligandrum, quindi di un microorganismo non geneticamente modificato. È un antibotritico e un antisclerotinia, quindi un antiagente di marciume in senso generale. Anche questo prodotto, come vi dicevo prima, va a comporre un po' tutto il comparto del catalogo BioRational. In più, ecco, come novità 2019, forse il fiore all'occhiello della nostra attività di sviluppo dei prodotti, ecco, tutto made in Italy, quindi Govan Italia, è il Mago, un nuovo coadiuvante per agrofarmaci a base di sorbitan monoleato, un prodotto interessante dal punto di vista diciamo del panorama agrofarmaci. È un prodotto che è stato recentemente registrato ed ammesso su tutti i fungicidi e insetticidi in estensione verso gli erbicidi e i fitoregolatori. In più ha un'importante, diciamo, parte a livello della registrazione, che è l'attività antideriva, che sicuramente nei prossimi anni ci consentirà di andare ad aggredire quella quota di mercato importante, soprattutto risolvere quella serie di problematiche che ad oggi si hanno, soprattutto per il contenimento della deriva degli agrofarmaci, quindi la riduzione delle buffer zone.